Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Giorgia e sono una makeup artist. Siamo arrivati all'ultimo step della nostra skincare, quindi oggi parleremo di creme e trattamenti giorno e trattamento notte per andare a concludere il nostro rituale di skincare. Oggi parto già con i capelli raccolti con la mia fascetta e dopo aver effettuato la mia skincare arrivo al momento della conclusione. Come concludiamo la skincare? Dopo aver deterso il viso o con doppia detersione struccandoci o con un semplice latte detergente, aver fatto lo scrub quelle 2-3 volte a settimana, aver applicato una maschera a risciacquo 2-3 volte a settimana, aver messo il tonico, il siero, il contorno occhi, la mia maschera in tessuto, siamo arrivati al momento delle creme. Secondo me l'argomento creme è il più vasto. C'è un moscerino che sta facendo avanti e indietro. Secondo me l'argomento creme è uno degli argomenti più vasti per quanto riguarda la skincare, perché ce ne sono di 2 milioni di tipi. Ci sono per ogni tipologia di pelle: grassa, mista, secca, sensibile. Ci sono per pelli giovani, ci sono per pelli mature, per pelli impure, trattamenti giorno, trattamenti notte. Chi più ne ha, più ne metta. Andiamo a cercare di ridurre il campo e parlare un pochino più nello specifico di creme giorno e creme notte. Io personalmente nell'ultimo periodo sto alternando per il giorno queste due creme. Questa qui è della Venus, questa qui è una crema nivea. Le ho quasi finite tutte e due, questa qua l'ho già ricomprata, quindi ce l'ho già nuova, pronta ad essere utilizzata quando finirò questa, e ce n'è. Non si vedrà mai perché è bianco su bianco, ma è praticamente finitissima. Per quanto riguarda la mia tipologia di viso, sono le due con cui ultimamente mi sto trovando meglio, perché la mia pelle, come già ormai saprete, è mista con tendenza grassa. È una pelle impura con punti neri, ogni tanto degli sfoghi. Quindi io non ho bisogno di nutrimento per la mia pelle, ho bisogno di idratazione. Vorrei fare una piccola parentesi sul discorso idratazione e sul discorso nutrimento. Le creme appunto possono essere uno o l'altro o tutte e due insieme. Che cos'è l'idratazione nelle creme? L'idratazione, per quanto riguarda appunto una crema, comunque un prodotto da applicare sul viso, non è uno step che ti va a introdurre dell'acqua, perché secondo questo ragionamento, nel momento in cui andiamo a fare una doccia, noi dovremmo uscire come delle spugne, quindi la pelle dall'esterno non può ricevere acqua. La pelle, per essere ben idratata, deve essere idratata dall'interno, quindi bevendo molta acqua, introducendo molti liquidi all'interno del nostro corpo. Questi liquidi saranno trattenuti dalla pelle, che noi con le creme aiuteremo a trattenere. Ricapitolando, l'idratazione per quanto riguarda i prodotti della skincare fa in modo, possiamo dire, che le creme idratanti sono il coperchio della nostra pelle. A differenza di una crema idratante che ha questo scopo, la crema nutriente va ad aggiungere degli oli alla nostra superficie cutanea, quindi al nostro film idrolipidico, andando a ricostruirlo. Questo film idrolipidico, che è una sorta di pellicola che riveste la nostra pelle, è composto appunto da due parti: idro, quindi acqua, e grassi, da lipos. Una pelle molto molto secca può avere mancanza di nutrimento, partendo dal presupposto che qualunque tipo di pelle va idratata. Non tutti i tipi di pelle devono essere nutriti, quindi nel mio caso la mia pelle produce già abbastanza sebo, non vado ad utilizzare una crema nutriente proprio perché non ne ho bisogno. Una pelle estremamente secca non produce abbastanza sebo, quindi oltre ad idratarla va nutrita. In questo modo noi abbiamo già una mini classifica di quali creme possiamo trovare sul mercato. Come vado a mettere la crema? Io ho queste creme che sono in barattolo. Nel video del siero avevo già parlato di contaminazione batterica del prodotto. Per lo stesso principio, secondo il quale io non vado ad appoggiare sul viso la pipetta del siero, perché poi rimettendo la pipetta nel prodotto vado a contaminare il siero che c'è all'interno, stessa cosa vale per la crema. Per andare ad applicarla, io utilizzo delle spatoline. E ne ho di più tipi, per esempio queste che sono un po' più piccoline, sono di tanti colori, sempre prese su Shein o Shein, non so,
come si dica in realtà. Questa qua, che è stata la prima spatolina che io ho utilizzato, era contenuta all'interno di uno scrub corpo per facilitarne l'applicazione. Una volta che ho finito lo scrub, questo anziché buttarlo, sono andata avanti ad utilizzarlo per mettere la crema. Quindi io cosa vado a fare? Vado a prendere il prodotto, lo metto o sulle mani o sul viso, io preferisco metterlo sulla mano, leggermente spalmarlo sulle mani e poi lo vado a tamponare sul mio viso e sul collo. È molto importante andare a tamponare il prodotto e non andarlo a massaggiare, innanzitutto per evitare che si spalmi in maniera poco uniforme, perché andando a spalmare il prodotto io vado a spostarlo, quindi magari avrò delle zone di accumulo e delle zone in carenza di prodotto. Inoltre queste creme non sono fatte per essere massaggiate, quindi andandole a massaggiare troppo, con il calore delle mani e con lo sfregamento, io posso rischiare di spaccare la formula chimica e quindi andare a limitare l'effetto della mia crema, perché spaccando la formula chimica non è più in grado di svolgere la funzione specifica del tipo di prodotto che sto utilizzando. Quindi mi raccomando, non metteteci dentro le dita e non andatela a massaggiare. E queste erano le creme giorno. Lo stesso ragionamento si fa con le creme specifiche per la notte. Io sto utilizzando queste due creme, una Nivea e una Bottega Verde. Questa crema in realtà non l'ho comprata proprio per me, la utilizzava mia mamma, solo che su di lei la trova troppo grassa, quindi le dà un senso di fastidio tenerla per tutta la notte. Dato che l'ho utilizzata due volte anziché buttarla, l'ho iniziata ad utilizzare io e devo dire che mi sto trovando benissimo. E poi sto usando quest'altra crema che è: che differenza hanno le creme notte rispetto alle creme giorno? Innanzitutto sono più ricche, perché quando noi dormiamo e la nostra pelle si rigenera, ha bisogno di più nutrimento. O meglio, se nel momento in cui la pelle si rigenera noi le diamo il nutrimento necessario, la pelle avrà un aspetto molto più sano, motivo per cui le creme notte sono più ricche rispetto alle creme giorno. Inoltre, non è il caso di queste due, però ci sono tante creme notte all'interno contengono degli acidi che sono fotosensibilizzanti. Ho ucciso un moscerino. Vanno quindi usati nel momento in cui non ci si espone ai raggi solari, perché possono andare a creare degli estetismi cutanei, per esempio delle macchie solari. Una volta applicata la crema, in base al momento della giornata, posso continuare il trattamento. Durante il giorno, quindi nella skincare mattutina, è essenziale ogni giorno mettere la crema protettiva, quindi utilizzare un filtro solare. Vorrei aprire una grande parentesi sul filtro solare. Io in questo periodo sto usando una protezione 20, che di solito utilizzo durante l'inverno. Dato che l'ho quasi finita, ho già ricomprato della stessa linea la protezione 50, perché adesso avremo una maggiore esposizione al sole, è arrivata la primavera, arriverà l'estate, quindi è meglio avere un filtro più alto. Ma perché mettere tutti i giorni la protezione solare? La luce naturale non è altro che una serie di raggi UV con cui noi tutti i giorni teniamo in contatto. Avete mai fatto caso alla scritta sulle creme? In quasi tutti i filtri solari c'è scritto protezione fotoresistente UVA UVB. Questo perché i raggi solari si classificano in più tipologie: UVA, UVB, UVC. Quelli di cui si parla di più sono i raggi UVA e i raggi UVB. Ma cosa sono? Quali sono le differenze tra queste due tipologie di raggio? I raggi UVA sono i raggi in cui noi veniamo in contatto per tutto l'anno: estate, inverno, primavera, autunno, motivo per cui noi dovremmo sempre mettere la protezione solare. Costituiscono circa il 95% dei raggi solari. I raggi UVB, invece, sono il restante 5% dei raggi solari, che variano a seconda del momento della giornata e della stagione, quindi sono quelli che d'estate ci fanno abbronzare di più e che vanno anche a scaldare. Entrambe le tipologie di raggio colpiscono la nostra pelle, che automaticamente innesca un meccanismo di difesa. Questo meccanismo di difesa è la rinomatissima abbronzatura, quindi il corpo, per cercare di contrastare i raggi solari, produce melanina come forma di protezione. La cosa molto molto importante però, i raggi solari sono nocivi per il nostro organismo. Esponendosi sempre al sole senza una protezione, il nostro corpo assorbirà questi raggi solari, che possono provocare tumori, macchie della pelle e, come ben potete immaginare, sono delle conseguenze irreversibili dell'esposizione al sole. I raggi UVA
sono quelli che maggiormente aumentano l'invecchiamento cellulare. E se ci fate caso, le persone anziane con tante rughe sicuramente nella loro giovane età sono state molto più esposte al sole rispetto a una persona che ha un viso più liscio nonostante l'età, proprio perché l'esposizione solare va a distruggere le cellule di collagene, causando un affaticamento alla pelle che, facendo più fatica a rigenerarsi proprio perché è stata danneggiata, avrà le rughe prima. Inoltre, per quanto riguarda la protezione solare, abbiamo sempre un fattore di protezione. Questi numeri, in questo caso specifico 20, che però può essere 10, 20, 30, 50, viene indicato appunto il fattore di protezione. Ciò comporta che questa crema mi protegge 20 volte tanto, nel senso, nel momento in cui io mi espongo al sole, sono protetta 20 volte tanto, 20 volte in più, ho 20 volte la protezione. Ma che cazzo? Il fattore di protezione indica quanto io posso stare al sole senza avere un eritema solare. Rispiegato meglio, se io vado al sole senza niente, dopo tot avrò una scottatura, comunque un eritema solare. Con la protezione 20 posso stare 20 volte tanto al sole prima di avere un eritema solare. Stessa cosa con le altre gradazioni, quindi con una protezione 50 ho una protezione che consente alla mia pelle di resistere 50 volte di più prima di avere un eritema solare. Per prevenire l'invecchiamento cellulare non devo arrivare a 50 anni a iniziare a mettere le creme antirughe sperando in un miracolo, ma devo iniziare fin dalla giovane età a utilizzare sempre un filtro solare, proprio per avere questa protezione in più e per diminuire il processo di invecchiamento cellulare, anziché andarlo a stimolare aumentandolo, come invece succede quando ci mettiamo al sole una giornata intera con l'olio abbronzante senza SPF all'interno. Quindi, riassumendo, dopo la crema la mattina bisogna sempre mettere un filtro solare. Molto importante è anche mettere la protezione solare dopo il make up. Giustamente vi chiederete: se io ho il fondotinta, come faccio a spalmarmi la crema? Semplice, comprando una protezione solare in spray. Quindi io, una volta che ho finito di truccarmi, vado ad aggiungere uno spray di protezione solare e così sono sicura di essere a posto. Non basta sicuramente per tutto il giorno, solitamente all'incirca dopo 2 ore la crema protettiva andrebbe riapplicata, e in più come dose non è un goccino su tutto il corpo. Poi vabbè, rientriamo anche nel discorso corpo, ma stessa cosa vale per il viso. Una protezione adeguata deve essere 2 cucchiai per ogni zona del corpo, quindi vuol dire che io sul viso non vado a metterne tanta così, ma andrò a metterne almeno tanta così, per essere sicura di essere protetta il più possibile. Tanto queste creme, a meno che siano quelle apposite per la spiaggia, queste da tutti i giorni per tutto l'anno, diventano trasparenti una volta massaggiate, non sono quelle che rimangono bianche come se fosse ossido di zinco. In più, solitamente utilizzo anche contorno occhi con SPF, burro cacao con SPF. E con questo passaggio vado a finire la mia routine di giorno. Ovviamente poi io sopra posso tranquillamente truccarmi, posso uscire di casa così, senza nessun tipo di problema. Di sera invece ci sono le maschere notte. Per esempio, io sto utilizzando questa maschera qui, oppure, che non ho ancora iniziato, ho per esempio anche questa di Primark Beauty come maschera notte. Vado a metterle sopra la crema e, tenendole tutta la notte, vanno ancora di più ad amplificare i benefici che io voglio ottenere. Quindi, in base al tipo di pelle, scelgo la maschera notte e vado a concludere la mia skincare. L'importante della skincare della mattina del giorno dopo è anche andare a togliere tutti i prodotti che io vado a mettere la sera prima. Quindi vado a togliere i residui di crema, vado a togliere i residui di maschera, vado a togliere i residui di siero, pulisco il viso e poi faccio la skincare per preparare la pelle per tutto il giorno dopo. Spero di essere abbastanza chiara per quanto riguarda la spiegazione sui filtri solari, però nella mia testa è proprio semplicissimo. Quando poi devo andarla a spiegare mi trovo un attimo in difficoltà. Comunque, questo era tutto per quanto riguarda la skincare, ovviamente in generale, perché poi ci sono altri 2 milioni di prodotti che pian piano andremo a vedere insieme. Mi raccomando, mettete sempre la crema
Vi consiglio queste che sono piccoline, ci sono in tutti i tipi, nel senso 10, 20, 30, 50. Sono comodissime da portare in giro, quindi la mettete in borsa sia sul viso che sulle mani, perché anche le mani sono sempre esposte al sole, quindi se non volete ritrovarvi a 50 anni con le macchie della pelle che non potete più togliere, questa è veramente la vostra migliore amica, deve diventare la vostra migliore amica. Detto questo, scrivetemi nei commenti se utilizzate la crema solare, spero di vedere tanti sì, anche se purtroppo so che non sarà così. Fatemi sapere che trattamenti utilizzate, se voi andate oltre alla crema oppure vi fermate alla crema senza utilizzare maschere notte o protezione solare. Non dimenticatevi di mettere un mi piace di supporto a questo video se vi è piaciuto non solo quest'ultimo video ma tutti i video che ho fatto sulla skincare. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi argomenti che andremo a trattare, di cui non vi spoilerò nulla. C'è un piccolo spoiler, no, ho sbagliato parte. C'è un piccolo spoiler, no, non si vede perché è là sotto. Non vi dico nulla, però iscrivetevi se volete sapere di cosa sto parlando. Con la mia skincare fatta, con il mio viso protetto, vado finalmente a godermi un po' di primavera in giardino, perché comunque siamo in zona rossa. Spero che non lo saremo più quando uscirà questo video, ma non si sa mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!